Diciamo che quello che avevamo promesso l'abbiamo mantenuto, questa è la dimostrazione, abbiamo impiegato un po' di anni perché sono opere abbastanza lunghe, però alla fine ci siamo riusciti. Le ennesime risposte che poi daremo da qui a qualche mese anche nel centro storico. Tutto quello che era nel programma, ripeto, è stato mantenuto, è stato realizzato, è veramente stato un gran lavoro che abbiamo fatto tutti questi anni e oggi si vedono veramente, si raccolgono i frutti. Da dire che oggi è una grande festa per la città di Catanzaro, prima ancora che di Catanzaro Lido. Poi Catanzaro Lido sta diventando il quartiere nuovo e bello dell'espansione della città. Tanti catanzaresi si sono trasferiti in questo quartiere, ormai non c'è più questa differenza tra Catanzaro e Catanzaro Lido. Io credo che a vedere oggi questo parco, dove prima c'era una vecchia industria abbandonata, per me è un momento di grande orgoglio, ma soprattutto è un momento importante perché viene dato ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, che sono la cosa più importante che abbiamo. È una giornata importante per il quartiere Marinaro, una città che ovviamente guarda a questa parte di spaccato del territorio con grande attenzione. Credo che l'amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo ancora una volta ha segnato un passo importante in uno sviluppo che deve riguardare soprattutto la vivibilità e sostenibilità del territorio, ma ancor di più gli spazi per i nostri bambini. L'augurio ovviamente è che questo possa essere un patrimonio tutelato in primis ora dai cittadini che saranno le vere sentinelle. Cosa rappresenta secondo te questa inaugurazione per il quartiere di Lido? È un momento importante perché tutti ricorderanno che qui in questo luogo c'era una vecchia fabbrica abbandonata che era uno scempio ambientale. Quindi da scempio ambientale siamo passati invece ad un polmone verde importante, ad un'area aggregativa, sportiva e sociale, luogo di aggregazione per Catanzaro Lido. Non si può che essere felici di quest'opera bellissima, spettacolare. L'affluenza tra l'altro della gente dimostra quanto sia importante per quest'area questa inaugurazione. Cosa ne pensi di questa iniziativa? È una bella iniziativa per la città, ci voleva sì, perché ci vogliono diverse aree per dare la possibilità ai bambini di giocare, di trovare dei punti di riferimento. È importante che ci siano queste aree. Come iniziativa è bella anche per i bambini, è un parco di divertimento che ci voleva Catanzaro Lido. Cosa ne pensi di questa inaugurazione del Parco Gaslini? Mancava qualcosa del genere nel quartiere Lido? Nel frattempo ti do il tempo di finire la caramella. Certo, è una cosa veramente bella questa, ci voleva, guarda, ci mancava proprio a Lido, una cosa veramente straordinaria. Come ti sembra questa inaugurazione? Ci voleva qualcosa del genere anche a Catanzaro Lido? È una cosa stupenda, sinceramente un'area così attrezzata ci voleva anche per Catanzaro Lido. Sono contento che il sindaco sta portando avanti le opere che lui ha promesso e questi sono già dei primi fatti per la nostra città. Che ci fai? Che ci fa la gioielleria Megna qua? Allora, un plauso all'amministrazione comunale in presenza del sindaco Abramo, perché devo dire che in tanti anni di operato è riuscito finalmente a riqualificare questa zona che ormai era diventato un dormitorio ed era diventato solamente ricettacolo di sporcizia. Oggi, come si vede, è una bella giornata, una giornata ricca di presenze, soprattutto di bambini, di famiglie, soprattutto ovviamente di gente che si vuole rivalutare. Allora il nostro contributo da parte di commercianti è quello di poter dare supporto all'amministrazione, ormai con i fondi risicati, per poter creare tutto ciò che oggi si sta vedendo, quindi un'immagine positiva finalmente di Catanzaro.